Ok, giorno 9 della mia fase di definizione. Oggi farò un video un po' diverso dal solito, perché di solito tutti i miei video sono tanto allenamento e poco parlato. Qui invece avevo proprio intenzione di fare una nuova, non serie, un nuovo episodio, diciamo. Farò proprio il mio allenamento di braccia. Vi farò appunto vedere i metodi per avere delle braccia gigantesche. Allora, oggi è sabato e le ragazze si stanno preparando per andare in discoteca. I ragazzi si stanno preparando per incontrare le ragazze e noi abbiamo braccia. Non ho ben capito perché, ma ogni tanto quando registro i miei pensieri intrusivi si mettono a parlare al posto mio. Comunque, il menù di oggi prevede un bel allenamento di braccia dalla durata di 2 ore e mezza. Oggi distruggeremo, anzi obliteremo le nostre braccia, i nostri bicipiti e i nostri tricipiti, e vi farò vedere tutti i trucchi per avere delle braccia enormi. E ti posso assicurare che le tue braccia diventeranno talmente grosse che la ragazza che ti piace non ti rifiuterà più. Quindi ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi avere delle braccia fottutamente enormi. Noi ci stiamo dirigendo alla fucking gym. Sono le 5 di pomeriggio, fa un caldo della madonna, infatti io sto schiumando. E spero che non ci sia nessuno perché io odio le persone. Ok. Il vero segreto per avere delle braccia enormi è cominciare con il giusto pre-workout, quindi il vostro sommelier preferito dei pre-workout oggi vi propone. Come primo ingrediente abbiamo il POWA, questo è un pre-workout con caffeina. Invece poi abbiamo la citrullina, questo invece è uno stimolante. Oggi combiniamo questi due per avere il pump più estremo che voi vi diate nella vostra vita. Quindi prendiamo 7 grammi di citrullina e 400 mg di POWA. Adoro fare questi mischioni. Per cominciare a meglio l'allenamento, oltre al pre-workout obbligatorio, adesso facciamo un po' di riscaldamento che non verrà assolutamente ripreso, perché è la cosa più noiosa e pallosa che esista sul creato. Quindi faremo un bel allenamento di braccia come primo esercizio. Anzi, non vi spoilerò niente, guardatevelo dall'inizio alla fine. E no, non sto delirando, diventerai talmente grosso che farei schifo perfino a tua madre. Io gli facevo schifo anche prima. Ok, allora cominciamo con il nostro allenamento di braccia. Come primo esercizio andiamo a fare un Bayesian curl al cavo basso, presa supina. La cosa bella di questo esercizio è che va a lavorare veramente solamente sul bicipite, se riusciamo a isolarlo bene, se riusciamo a settarci bene lavoriamo solamente sul bicipite. Una cosa importante da fare durante questo esercizio è di cercare di tenere la scapola bloccata, e un'altra cosa molto importante da tenere in considerazione, che molti scartano, è il gomito. Il gomito non va solamente tenuto verso indietro e portato in avanti durante il curl, il gomito va tenuto fermo, fisso, dietro di sé, leggermente dietro di sé, per cercare appunto di mantenere una tensione maggiore. Andiamo a fare la fase negativa, di cercare di immaginare di contrarre il tricipite. So che non è possibile, ma se immagini di contrarre il tricipite, quando sei in fase negativa del bicipite senti un maggior attivamento del bicipite. Fatto il primo esercizio di bicipiti, ci spostiamo a tricipiti, perché la vera chiave per avere delle braccia enormi è di colpire i muscoli antagonisti insieme, quindi fare un esercizio di bicipiti e un esercizio di tricipiti. Magari non per forza alternare, ma comunque mettere i muscoli antagonisti nello stesso allenamento può essere veramente la chiave. Poi andiamo a fare push down con corde, ma questa variante abbiamo che la nostra impugnatura rimane abbastanza vicina, quindi non tendiamo a spingere verso l'esterno, ma scendiamo in linea dritta, ecco, con i polsi molto vicini tra di loro. E dovete immaginare durante la fase negativa non di farvi portare in alto dal carico, ma di spingere di meno. Uff.
Sai che non sono molto abituato a parlare così tanto durante le serie, anche perché non parlo mai con nessuno. Fa strano, di solito, come nei miei vecchi episodi, c'è molta parte d'allenamento e poca parte parlata. Tendo a dire di solito poche cose. Infatti, fatemi sapere se questo tipo di serie vi può piacere. E allora, come terzo esercizio, adesso andiamo a fare un curl. È un po' particolare perché abbiamo due tipologie di curl in un solo esercizio. Andiamo a colpire sia il capo lungo che il capo corto. Infatti facciamo un 3x12 dove facciamo 6 ripetizioni curl supino, 6 ripetizioni martello. Però facciamo una ripetizione e una ripetizione, quindi faremo la prima ripetizione curl supino e la seconda curl martello. Mi piace particolarmente perché andando a combinare i due tipi di esercizi senti continuamente uno stimolo diverso. Non dobbiamo andare a cittare. Cerchiamo sempre di avere una massima connessione con il bicipite e se ci può aiutare, almeno a me aiuta, dovete immaginare di spingere le spalle verso il basso, come se doveste tirare fuori il trapezio. Facendo un movimento del genere io mi sento molto più concentrato ad attivare il bicipite, riesco a attivarlo meglio. Detto questo, un'altra cosa che mi piace molto di questo curl è che è unilaterale, quindi puoi arrivare a cedimento sia con un braccio che con l'altro, cosa che con il bilanciere non puoi fare. Ok. Appena tolta la pump cover, il che vuol dire che il bello sta arrivando. Abbiamo come ultimo esercizio un superset tra bicipiti e tricipiti e andiamo a fare un curl al cavo basso con questo triangolo stretto. Noi però andiamo a girarci e stiamo praticamente in piedi sopra il cavo e come esercizio di tricipiti andiamo a fare delle distensioni al cavo con corde. Io non lo metto troppo basso perché altrimenti poi per andarlo a prendere praticamente mi spacco due vertebre. Detto questo, quando andiamo a fare il curl cerchiamo di portare leggermente il gomito in avanti quando andiamo a fare l'esercizio e cerchiamo di bloccarci sia con la scapola che con il gomito. Io tendo a portare il busto leggermente piegato in avanti per evitare di tagliarmi le palle con il cavo.
Ok, workout finito. Allora, molti diranno, ma solo 3 esercizi? Come mai Alex così pochi? Allora, una cosa che ci tengo a precisare per le braccia è che non sarà mai, nel 90% dei casi, il volume a farle crescere, ma sarà l'intensità. È un muscolo molto piccolo, quindi serve tanta intensità e non troppe serie allenanti per farlo crescere. Quindi le vostre braccia, fidatevi che inizieranno a crescere quando ridurrete il volume e aumenterete l'intensità. Un'altra cosa che ci tengo a dire rispetto a questo workout è che è il mio workout, quindi ovviamente non sarà adatto a tutti, però potrebbe essere comunque un ottimo workout per tanti, quindi vi consiglio di provarlo. E fatemi sapere se questo tipo di serie vi può piacere. Io avevo intenzione di iniziare una nuova serie che portava il mio full day of eating, quindi che cosa mangio io nella mia fase di definizione. Vi faccio uno spoiler, praticamente un cazzo, perché sono a 2000 calorie e andrò addirittura ancora a tagliare. Fatemi sapere se questo tipo di serie vi può piacere. In caso, ringrazio tutti quelli che sono rimasti a guardare il video fino a questo punto. Mi raccomando, commentate se il video vi è piaciuto. E niente, noi ci vediamo al giorno 11 della mia fase di definizione, perché domani è rest day.